anche da parte mia in maniera ufficiale. Mi chiamo Vincenzo Masvullo. Per introdurre l'argomento tendo a spiegare quello che è il problema legato all'inquinamento. Effetto serra, sto lasciando perdere il buco dell'ozono che magari dovrei prendere da un altro punto di vista, però già l'effetto serra ben si ricollega al fenomeno del phase down dei gas refrigeranti, no? Quindi la richiesta della direttiva europea di andare a decurtare su una precisa scaletta quello che è il valore di gas immessi potenzialmente in atmosfera. Perché dico potenzialmente? Perché in realtà il gas refrigerante, quando viene venduto, non è che necessariamente deve essere immesso in atmosfera, rimane all'interno del generatore con cui questo viene ad essere venduto, o rimane all'interno comunque del circuito frigo che lo conterrà. Perché dico così? Perché potrebbe esserci la ricarica o la carica della quota aggiuntiva di gas per via magari di un'estensione della tubazione frigo eccedente rispetto a quello che la precarica dello stesso gas potrebbe riuscire a gestire. Quindi in realtà, lavorando con cognizione di causa, di gas in ambiente dovrebbe uscire. Chiaramente il potenziale c'è, perché una volta che la macchina esce e va verso il mercato è come se se ne perdesse un po' il controllo. Quindi sicuramente c'è un rischio potenziale. Questo rischio potenziale deve essere tenuto sotto controllo. Da qui l'F-Gas, i patentini e company, e quindi la responsabilizzazione di quello che sono i tecnici che si occupano di gestire queste macchine. È importante parlare di questo fenomeno a livello residenziale. Perché? Perché il 40%, il 41% in realtà, di tutta l'energia prodotta a livello europeo entra all'interno delle abitazioni, quindi all'interno delle strutture che noi utilizziamo quotidianamente. È tantissima questa quota di energia, no? Quindi lavorando in maniera adeguata, con cognizione di causa, come tutti i giorni voi fate, quindi fondamentalmente operando con consapevolezza su questo 41% dell'energia, si ha un effetto benefico nei confronti del pianeta, perché chiaramente se utilizzo macchinari performanti, quindi ottimo SCOP piuttosto che SR elevato, tecnologie a livello di strutture ben isolate, tripli vetri, insomma tutto quello che oggi contiene l'energia, fa gioco forza su questo 41%. Quindi sicuramente abbiamo la possibilità di avere un buon effetto positivo su questo problema legato al fenomeno dell'effetto serra, sicuramente, e non solo, ma anche su quello che è l'acquisto del combustibile da parte di persone terze, no? Di enti terzi. Immagino soltanto il gas che noi andiamo ad acquistare dalla Russia. Quindi, lavorando in maniera più attenta e oculata, sfruttando il decreto 28, agendo in funzione della UNTS 11.003, parte quarta e parte quinta, lavorando con la concezione del protocollo di Kyoto, tutto quello che oggi sono fondamentalmente direttive che ci invitano a lavorare in maniera pulita, si avrà la possibilità di rendere almeno la nostra nazione, per quanto ci riguarda, molto più performante da questo punto di vista. Non dico una novità se vi racconto che lavorando in questo modo si andrà a dare maggior valore anche all'abitazione. Quindi le classi energetiche ovviamente vanno di pari passo, il certificato APE, a tutto quello che ci stiamo raccontando. Più io sarò attento e più la mia classe energetica ne trarrà vantaggio. Più trarrò vantaggio dalla classe energetica, più casa mia avrà un valore di mercato maggiore. Poi fatica a vendere, non fatica a vendere, il mercato dell'edilizia, tutto quello che vogliamo, però la verità è che una casa in classe A4 sarà più facilmente vendibile rispetto a una casa in classe G. Quindi anche sicuramente a livello proprio di utilizzo della classe, della casa, avremo dei vantaggi non indifferenti. Abbiamo parlato di phase down, quindi riduzione progressiva del valore degli HFC messi in commercio, quindi di questi particolari gas refrigeranti. Prima di tutto, andando ad analizzare il phase down, si trova l'acronimo GWP, significa Global Warming Potential. Fondamentalmente, volendo accelerare il processo in questo caso della spiegazione, è in funzione del gas refrigerante che tu stai utilizzando,
avrai un particolare effetto inquinante potenziale nei confronti dell'atmosfera. Ogni gas avrà un suo particolare effetto, una sua dose di potenziale effetto. La finestra temporale su cui si va ad effettuare la verifica è di 100 anni in questo caso. E ad esempio un gas R410, che è stato il gas più venduto in realtà ancora oggi, ha un impatto su questa finestra come GWP di 2088 per ogni chilogrammo di gas potenzialmente immesso in atmosfera. Quindi GWP in questo caso ci dice potenzialmente quanto la macchina potrebbe inquinare in funzione del gas che ha dentro e della quantità del gas stesso. Ovviamente sono stati stabiliti questi paletti che dicono ad ogni azienda: da quel valore specifico che adesso vi racconto tu devi andare a calare. Ci sono degli scaglioni sotto i quali bisogna cercare di rimanere. Allora, il tutto è partito tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Che cosa è stato fatto? È stato detto a tutte le aziende: benissimo, mi dite su questi 4 anni mediamente quanto gas avete venduto? Cioè, guarda questo periodo, questo lasso temporale, e mi fai una media per dirmi mediamente all'anno quanto gas tu vendi. E chiaramente un'azienda può vendere il 410, può vendere il 32, può vendere il 134. So che ogni gas ha il suo GWP. Se sommo tutti in CO2 di tonnellate equivalenti potenzialmente immesse in ambiente, per tipologia di gas avrà un valore univoco complessivo. Il primo taglio, che è partito in realtà col gennaio del 2016, è stato del 7%. La conclusione di questo programma avverrà nel 2030, dove, rispetto a quella fotografia iniziale che ci siamo raccontati, questa decurtazione sarà pari al 79% del valore iniziale, che se ci pensate è un valore di decurtazione enorme, no? È straordinariamente importante come decurtazione. Però vi dico una cosa, l'interessante è capire quanto vale il GWP del nuovo gas, no? Vi ho detto che l'R410 aveva un GWP pari a circa 2090, no? L'R32 ha un GWP di 675, quindi in realtà l'R32 da solo è potenzialmente inquinante 2/3 in meno rispetto all'R410. Capite bene che questa decurtazione sul GWP equivalente, altro che il 7% del taglio iniziale. Se io vendo un chilo di gas, inquino il gas R410, inquino 3. Se vendo un chilo di R32, inquino 1. Quindi vuol dire che ho un margine di poter vendere più macchine, no? Fondamentalmente. Posso anche decurtare secondo la tabella, però comunque posso vendere almeno la stessa quantità di macchine con la speranza di aumentare ancora. In realtà questa decurtazione sul GWP e il fatto che a parità di potenza termica della macchina la quantità di gas inserita è minore rispetto al 410, quindi le macchine che utilizzano l'R32 funzionano con meno gas all'interno, ok? Ha fatto sì che il volume potenziale di macchine potenzialmente vendibili anno su anno potesse continuare a crescere in maniera straordinariamente importante. In realtà l'R32 ci accompagnerà davvero per molti anni. In questo momento sicuramente è la scelta più veloce. E quindi, lavorando oggi dove le pompe di calore hanno veramente una grande quota di mercato, ma paragonandole come valore inquinante rispetto a quando non lo avevano, significa creare benessere reale per l'atmosfera, perché vuol dire che mi devo confrontare con un volume di inquinante che è minore di tanto rispetto a quello che è il vero potenziale di partenza del 2014. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, eh? Nel senso, non si è preso un dato drogato, si è preso un dato restrittivo, e quindi a questo punto da lì davvero un grande beneficio su quello che è il phase down del prodotto. Ma per rendere ancora più evidente quello che vi ho appena raccontato, perché voi siete del settore, no? Però il cliente che oggi si vede costretto, no? In un certo qual modo a prendere una pompa di calore, potrebbe dire: ma porca miseria, ma io non posso continuare a lavorare con la caldaia, ma perché devo fare questo investimento? Magari è meno attento al problema ambientale, no? Magari ha meno sensibilità. Cercando di fargli capire a livello potenziale che cosa significa
lavorare con dei gas più efficienti, noi potremmo utilizzare un esempio. L'esempio è quello dell'automobile. Un'automobile immette durante tutto il suo ciclo di vita, che è stato considerato pari a 240.000 km, dato che voi potreste dire no, ma io la cambio ogni 100.000, la cambio ogni 160, la cambio ogni 200, non lo so, però è stato considerato 240.000 km come un dato di vita vera della macchina, ok? Voi sapete che comprare una macchina a 160.000 km la cambiamo, la diamo dal concessionario, il concessionario cosa fa? La prende, la rivende in paesi magari meno capaci, no? Da un punto di vista economico stesso. Quella macchina lì non viene tolta dal pianeta, quella macchina lì va solo ad essere delocalizzata. Ogni automobile media va a inquinare per ogni chilometro 118,5 grammi di CO2 equivalente. Se a questo punto io dovessi prendere tutti i chilometri che questa macchina percorre, li dovessi moltiplicare chiaramente per quel dato, mi ritroverei, trasformandoli in tonnellate di CO2 equivalenti, mi ritroverei con 28,44 tonnellate di CO2 equivalenti per ogni macchina messa in commercio. Ma cosa significa da un punto di vista della percezione? Ve lo faccio vedere così. L'R410, 7 impianti funzionanti per tutta la vita dell'impianto per ogni macchina che c'è in giro. L'R32 invece sono 23 impianti funzionanti tutta la vita dell'impianto per ogni macchina che c'è in giro. Da questo concetto si sprigiona l'automobile elettrica. Cioè, questo concetto che io adesso vi ho passato, che spero con questa immagine di avervi stupito, ma è reale, okay? è un dato oggettivo, è un dato matematico, qualcosa che si può calcolare, c'è tutta la spiegazione di quello che sta succedendo, sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i business che si occupano di sostanze in un certo qual modo inquinanti, come il gas. Soffermandoci solo qua, cioè, non andando, secondo me, a creare un impatto visivo, non si ha la percezione di quello che realmente su cosa realmente noi abbiamo la responsabilità, perché siamo noi ad avere questa responsabilità, progettisti, installatori. Il cliente finale si deve fidare, fondamentalmente, se non è uno che si informa, chiaramente, no? Però sono fondamentalmente dati oggettivi. Lì c'è il calcolo, no? Perché io vi ho preso il 410, il chilo 84 e l'R32 uguali? Perché volevo ovviamente creare un confronto alla pari, no? Se con il chilo 84 sono esente dal discorso dell'N378 perché rimango nel limite, tenderò a non andare oltre il limite. A questo punto guardo e dico, ok, prendo il chilo 84, lo confronto con il GVP del 410, lo trasformo in tonnellate di CO2 equivalenti, stessa cosa faccio con l'R32, mi accorgo che già lì ho 2/3 fondamentalmente in meno di inquinante sull'R32, ma a questo punto lo riconfronto con quello che era, con quello che erano le tonnellate di CO2 equivalente della macchina e si passa da 28 a 1,2. Lavorando con impianti virtuosi come quelli in pompa di calore, che hanno un proprio SCOP, quindi una propria resa stagionale su quello che è l'energia prodotta ad esempio durante tutta la stagione invernale, quindi il valore medio stagionale, riesco a dare la stessa quantità di energia termica totale prendendo a monte meno energia primaria. Quindi voi sapete che per produrre un kilowatt elettrico se ne investono 2,3 di energia primaria. L'energia primaria è l'energia potenziale, cioè l'energia potenziale che cos'è? Io ho un fiume, questo fiume sta scorrendo, so che sta scorrendo, so che sta sviluppando una certa energia, potenzialmente la potrei prendere tutta, ma devo trovare un sistema per poterla prendere, ok? Il mulino, aveva la sua bella ruota, cosa faccio? La prendo e la investo da un'altra parte, la trasformo in un certo qual modo per trovare il mio obiettivo. Sicuramente è un esempio che ci dice, se dovessimo riuscire tutti insieme a convertire il parco, in questo caso generatori, portandoli ad esempio tutti verso la generazione elettrica, riusciremmo ad aumentare quello che è l'efficienza di tutti
i nostri impianti stessi, ci ritroveremmo con una minor necessità di acquistare del combustibile da terzi, ma anche prenderla da noi stessi, e ci ritroveremmo che il valore dell'energia primaria avrebbe un potenziale maggiore rispetto all'energia complessiva da fornire verso la struttura, quindi meno energia utilizzata a livello primario per produrre la stessa quantità di energia termica a valle, ok? E questo fondamentalmente diminuisce, contrae il valore della CO2 immessa in ambiente. Chiaramente non lo posso portare a zero, perché giustamente ci sarà sempre una parte di energia, almeno quella tecnologia che abbiamo oggi. Purtroppo questo è la tecnologia che oggi ci accompagna. Non è detto che in un futuro non si possa raggiungere un target differente. Non sto parlando di nucleare, ma in generale spero che arrivi un'altra forma di... No, non forma di energia, no, però, perché sarebbe assurdo dirlo, però sicuramente altre tecnologie che riescono a efficientare di più quello che è il sistema, no? Quindi sicuramente la delocalizzazione è il primo passo e la miglior performance dell'impianto stesso andrà a comportare una minor quantità di energia primaria utilizzata, quindi minor CO2 immessa in ambiente nel complessivo. Bene, allora grazie. Grazie mille.